Veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sotto un bel prato. Amore! Ehi! Come è andata a Roma? Male, anzi, malissimo. Pensa a delle 3 case editrici dalle quali sono stato. La prima mi ha detto che accettano saggi e non romanzi. La seconda che il mio romanzo è troppo lungo per essere pubblicato. La terza me lo pubblicherebbe se solo fossi disposto a sganciare una cifra assurda. Sai, penso che questo romanzo rimarrà per sempre dentro la mia chiavetta. Mi dispiace, ma non ti abbattere, Aldai. Sono sicura che la prossima volta ce la farai. Ti aspetto per cena? No, guarda, amore, tanto non sarò a casa prima di mezzanotte. Io intanto sto tessendo il mio vestito per la festa. Non ti rendi conto di quanto sta bene? Amo? Amore? Amore? C'è nessuno? Buonasera, salve. Posso aiutarla? In verità sì, mi si è fermata la macchina e ho anche il telefono scarico. Penso che la sua sia l'unica casa nel raggio di chilometri, quindi mi chiedevo se lei poteva farmi fare una chiamata in casa sua. Ma certo, entri pure. Grazie. Entra
pure. Permesso? Accomodati. Oh, ti ho dato del tu, scusami. Io sono Alice. Piacere, Alessandro Lusei. Comunque, per la tua richiesta purtroppo non posso aiutarti, Alessandro. Sai, stanno facendo dei lavori qui e hanno staccato i telefoni e internet, quindi... Capisco. E un cellulare tu non ce l'hai? No, noi non ne abbiamo. Pensa, i miei genitori sono partiti per lavoro per una settimana e non posso neanche chiamarli. Però... No, penso che a questo punto non puoi aiutarmi, allora. Tranquilla, cazzo, uguale. No, ma a quest'ora non troverai nessuno che ti aiuterà. Dai, rimani a cena, veramente. Ma no, non vorrei disturbare. Ma figurati, stavo giusto preparando un po' di pasta e ce n'è in abbondanza. Basta per tutti e due. Se proprio. Dai. Perché non ti fermi anche a dormire? No, grazie. Ti ringrazio veramente molto, ma non sei anche fin troppo gentile. Ma che vado a dormire in macchina? In macchina? Con questo freddo? Di notte ci sono i lupi. Ti ringrazio davvero tanto della tua gentilezza. Davvero. Buonanotte. Posso coricarmi un po' con te? Dove andavi stasera, quando ti si è fermata la macchina? Stavo tornando da Roma. Sono stato da tre case editrici per il mio libro. Sei uno scrittore? Sì, uno scrittore. Fallito, aggiungerei. Raccontami una storia. Mio papà me lo faceva sempre. Io credo che sia meglio dormire.
Dove stai andando? Ciao, buongiorno. Volevo salutarti, ma non ti ho trovato. Io ti ringrazio veramente tanto delle tue gentilezze. Non puoi usufruirne ancora delle mie gentilezze. Ogni volta che vuoi. No, guarda, sto andando in strada a cercare qualcuno con telefono. Conoscendo i miei genitori avranno certamente chiamato la polizia. La mia ragazza sarà allarmata. La tua ragazza? Come si chiama la tua ragazza? Azzurra. Sono sicura che Azzurra capirà che stai solo tenendo compagnia ad una povera ragazza sola, in attesa che torni nei suoi genitori. Sono sicura che mio padre te ne sarà debitore. Guarda, Alice, io... sei davvero adorabile, però devo andare. Non vai da nessuna parte. Va bene, ok. Ti ho fatto male? Che cosa vuoi da me? Voglio la tua compagnia. E voglio il tuo amore, se vorrai darmene. Tu sei pazza. Possibile? Beh, come il protagonista del tuo ultimo romanzo, no? A proposito, l'ho letto tutto mentre dormivi, davvero notevole. Beh, vorrei farlo leggere a mio padre. Sai, lui se ne intende. Mio padre è De Marinis. L'editore? L'editore. Il famoso editore. Senti, voglio farti una proposta. Tu sei l'artefice del tuo destino. Puoi scegliere di tornare da Azzurra, di vivere la tua mediocre vita, di trovarti un mediocre lavoro e quando morirai... sarai ricordato solo dai tuoi parenti. Oppure, se scegli di rimanere qui, con me, diciamo che io posso mettere una buona parola. Sono abbastanza convinta di poter convincere mio padre a pubblicare i tuoi libri. Che ne dici? Ti piace l'idea? Diventerai uno scrittore. Lo scrittore di punta, oh, ma non solo adesso, no. Non sarai... sarai ricordato. E questo perché entrerai in tutti i manuali di letteratura. Sai cosa significa questo? Quello che ti sto offrendo, Alessandro, è l'immortalità.